Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Siete davvero irrecuperabili se non avete inteso che l'affaire Greta Thunberg è costruito a tavolino. È costruito a tavolino dagli architetti del turbomondialismo e dai taumaturghi della società dello spettacolo. È, diciamolo apertamente, l'ennesima trovata per distrarre le masse dalle contraddizioni economiche e dalla lotta di classe. È cioè un abile espediente dei dominanti per spostare l'attenzione, per mantenere in catene gli schiavi, per dirottare le ragioni della lotta, che infatti diventa inutile, inefficace e puramente cosmetica allorché si scende in piazza a protestare per la pace nel mondo o per il clima. V'è ben inteso un problema pace e v'è ben inteso un problema clima, ma scendendo in piazza in questa maniera con Greta Thunberg non si cambia nulla, specie se non si identifica il nemico. Contro chi scendono in piazza Greta e i suoi sodali? Contro nessuno di fatto, è una vacua protesta general generica, come direbbe Nietzsche è una protesta per tutti e per nessuno. Circola una foto in rete, è immortalato l'euroinomane di Bruxelles, Juncker, che con deferenza bacia la mano a Greta Thunberg. Credo non vi sia davvero altro da aggiungere per chiarire i rapporti di forza e la reale natura di questa protesta. V'è chi pensa davvero di rovesciare i rapporti di forza del capitalismo globale che distrugge il pianeta, l'ambiente, la vita umana e la vita degli animali, scendendo in piazza e belando pace, pace, pianeta, pianeta, padroni, siate buoni con noi, siate clementi. È la figura che magnificamente Hegel tratteggiò nella fenomenologia dello spirito alla voce anima bella. Precari e super sfruttati, umiliati e senza possibilità di farsi una famiglia, schiavi del capitale e del padronato cosmopolitico, scendono in piazza belanti per il clima. Non scendono certo per rovesciare con forza l'ordine dominante che li sfrutta e li aliena, no. È l'apice della subalternità dei giovani la protesta per il clima, è il capolavoro del potere tecnocapitalistico. Si aggiunga poi, tra parentesi, che gli stessi che sono rapiti dal commovente batticuore per Greta Thunberg e per le sorti del pianeta sono gli stessi che appoggiano magari il treno ad alta velocità e la trivellazione della Val di Susa, il TTIP e il grande commercio cosmopolitico. Sul rotocalco turbomondialista il Corriere della Sera si diceva tempo addietro: Greta Thunberg è il prodotto del nostro inconscio collettivo. A me pare invece che sia il prodotto in vitro dell'elite turbomondialista, con l'obiettivo di distrarre dal conflitto di classe e dalla contraddizione economica. Pensateci attentamente, può chi è davvero contro il rapporto dominante essere celebrato senza posa dai custodi dell'ordine dominante? I quali, lo sappiamo, celebrano Greta sulle prime pagine dei loro rotocalchi cosmopolitici ormai da mesi. Se scendi in piazza per questioni che non toccano un rapporto di classe, come fa appunto Greta, sei magnificato come un eroe. Se invece scendi in piazza per i salari e contro il capitale, per la sovranità e per il lavoro, come fanno le giubbe gialle in Francia, i gilets jaunes, allora sei un facinoroso, un fascista, un antisemita, uno stalinista. Vi è chiaro il messaggio? Ai padroni piacciono sempre solo rivolte inoffensive, rivolte che con il loro dissenso riconfermano l'ordine esistente, rivolte arcobaleniche di pecore belanti e cosmopolite, remissive e postulanti. Non vogliono i padroni rivoluzionari alla Che Guevara, disposti a morire per i loro diritti e la loro libertà. No, vogliono Greta Thunberg. E presto, io credo, Greta Thunberg e chi sta realmente dietro ci spiegheranno che il nemico sono i sovranismi, i populismi, le vili plebi che scendono in piazza per i salari e contro i padroni, per il lavoro e contro il capitale. Ovviamente da Greta e compagnia cantante non si sente mai una parola sul nesso tra capitale, globalizzazione, compressione salariale e tragedie ambientali. Insomma, Greta Thunberg e i suoi sodali non dicono mai la cosa fondamentale, che per difendere l'ambiente, cosa giusta e santa, bisogna rovesciare il modo capitalistico della produzione, imporre un diverso modello di sviluppo. Insomma, è presto svelato l'enigma Greta Thunberg, l'anima bella del nuovo mondialismo green e il nuovo programma dell'elite cosmopolita per imporre un capitalismo, per così dire, reso più umano, green, ma sempre capitalismo, è com'è evidente.
Da questo punto di vista ci sono alcuni aspetti interessanti su cui varrebbe la pena insistere. Mi limito a ricordarne semplicemente uno, quello del bambino che a Stornarella in provincia di Foggia è stato l'unico a scendere in piazza a manifestare per l'ambiente. Ebbene, tutti i rotocalchi l'hanno celebrato come un eroe. Il tacito presupposto è che per i rotocalchi tutti i bambini che non sono scesi in piazza sono cretini e potenziali populisti pericolosi. Questa è la violenza abominevole del sistema mediatico. Radioattività con Diego Fusaro.